Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. Oh la Madonna, oh la Madonna. È un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo la Madonna, mi hai fatto morire. Buongiorno, buongiorno a tutti amici, bentrovati venerdì 18 marzo 2022, finalmente venerdì, una giornata forse la più bella della settimana, dai, se vogliamo dirla tutta, insomma, a parte il fine settimana, no? È proprio la più bella perché, come dico sempre, il venerdì è il giorno in cui molte persone, la maggior parte delle persone al mondo, si prepara per il fine settimana da passare tranquillo in casa, magari con i propri cari, fare qualche giro, magari insomma rilassarsi, fare quei lavoretti che non è tempo di fare durante la settimana, eccetera eccetera eccetera, cosa che purtroppo a me poco mi riguarda, perché se voi sapete il sabato e la domenica sono proprio i giorni in cui lavoro di più da entrambi, diciamo, le mie occupazioni. Allora ragazzi, ieri non sono andato in onda perché è stata una giornata molto piena ieri, il giorno prima, mercoledì, e ho pagato una stanchezza fisica, mentale che è stata tremenda, tremenda. Ieri mattina ho provato sinceramente a fare la trasmissione, ma dopo 2 secondi ho smesso subito perché mi rendevo conto che non ero in grado di mettere una parola sull'altra. La stanchezza era talmente forte che non riuscivo a fare 2 cose insieme, e logicamente la cosa brutta è che quando è così magari riesci anche a guidare, basta andare un po' più piano, prestare un po' di attenzione, ma contemporaneamente parlare diventa quasi impossibile. Riuscire a mettere delle connessioni, riuscire a fare dei discorsi giusti, corretti, sensati, diventa veramente una cosa talmente complicata che se non sei almeno al 95% della tua forma fisica mentale, non ci riesci. Vi dico la verità, sono molto sfinito anche oggi, però chiaramente meno in confronto a ieri, altrimenti non sarei qua. Però ragazzi, quello che ho ascoltato ieri e il giorno prima, ma soprattutto ieri, è talmente di una importanza talmente grande, talmente forte, che oggi non potevo non andare in onda, magari anche per pochi minuti, per poter dire quello che purtroppo, ahimè, sto per dire, che dirò tra poco, perché ragazzi, quello che ho saputo ieri è agghiacciante, è veramente agghiacciante.
Allora, cominciamo un po' dall'inizio. Innanzitutto devo dire una cosa, che se c'erano delle difficoltà ai tempi del Covid, o già ai tempi normali, ma ai tempi del Covid, per avere le informazioni corrette, giuste, cioè riuscire a fare una cernita, a capire quali delle notizie potevi fidarti, potevi raccontarle qui in radio, quando c'è una guerra in mezzo, ragazzi, e diventa un'operazione praticamente quasi impossibile, perché devi fidarti delle fonti che sono sul luogo e di conseguenza ognuno fornisce una versione, una sua versione, una personalissima sua versione dei fatti, di come sono andate le cose. E soprattutto, quando si intende una sua versione, non si intende lo stesso fatto raccontato magari in modo differente, prendendo la situazione dai vari punti di vista. No, si intende proprio cambiare completamente la realtà dei fatti. Ora, nei giorni precedenti vi avevo raccontato che per la Russia, una volta entrata in Ucraina, la prima cosa che è andata a fare è andata a distruggere quei due laboratori dove si dice che c'erano esperimenti per quanto riguarda le armi batteriologiche e chimiche. L'Occidente, diciamo soprattutto gli Stati Uniti, hanno detto che questa era una fake news, hanno detto che non era vero, che era soltanto che una scusa propagandistica da parte di Mosca per giustificare un attacco indecente, vile, perché questa è la, cioè questi sono i termini corretti da dire, un attacco veramente codardico da parte dei russi nei confronti degli ucraini. Questa è la verità dei fatti, ragazzi, questo non possiamo negarlo. Poi lo possiamo chiamare invasione, guerra o operazione militare speciale, chiamatela come vi pare, ma il gesto che hanno fatto i russi invadendo l'Ucraina in quella maniera è un comportamento ignobile e vile. Cosa succede però? Succede che c'è un'intervista di un importante ministro degli Stati Uniti nei giorni precedenti, qualche giorno fa, in cui ha dichiarato che non è vero, eccetera eccetera, che era appunto una fake news dei russi, ma però ci sono cose che sono molto preoccupati all'interno di questi laboratori, che se dovessero entrare in mani sbagliate o eventualmente, parole sue, non parole mie, o eventualmente dovessero finire, dovrebbero spargersi nell'ambiente, sarebbe una catastrofe. Ora, la cosa diventa, ora, cioè in questo caso diventa complicato, no, capirlo, perché se tu mi dici che non è niente, non è una fake news, che quindi lì non facevano esperimenti, e soprattutto che gli Stati Uniti non finanziavano questo laboratorio, questi due laboratori, e mi può star bene, no? Posso dire ok, è corretto, la solita propaganda dei russi. Poi però contemporaneamente tu mi dici che siete preoccupati nel caso in cui i contenuti all'interno di questo laboratorio finissero in mano sbagliate o addirittura venissero sparsi nell'ambiente. Allora questo, che cosa io devo dedurre? Una persona normale che cosa deve dedurre da questo? Ecco, questa intervista l'ha rilasciata Fox News, quindi non parliamo di la solita fonte complottistica o la versione, no, se vogliamo, inventata da parte di soggetti terzi, eccetera eccetera. Stiamo parlando di una fonte molto autorevole che parla in una televisione, in una delle televisioni, delle testate giornalistiche più importanti e più veritiere del mondo. Ora, questo, ripeto, il concetto non giustifica l'aggressione da parte dei russi nei confronti degli ucraini, ma la cosa personalmente mi preoccupa e preoccupa un po' tutti noi. Cosa significa? Se dovessero finire in mano sbagliate sarebbe una catastrofe, o addirittura se venissero sparsi nell'ambiente sarebbe una catastrofe, vuol dire che il loro contenuto deve essere veramente grave. Ora, noi abbiamo visto come un semplice virus, un virus tremendamente contagioso e con una capacità di cambiare forma e non,
con una tale velocità che non si è mai visto prima, praticamente sono 2 anni che ci sta piegando in tutto il mondo, provocando milioni di morti e tutto quello che non sappiamo. Questa esperienza ci fa capire di quanto sia di quanto bisogna fare attenzione davanti a certe cose. Che il virus di Wuhan sia stato fatto uscire per puro caso o addirittura di proposito, la cosa sinceramente è proprio mi altro che rimanere scioccato o essere spaventato, la cosa mi provoca veramente un disgusto totale se fosse vero, visto che lo ripeto, perché probabilmente molti di voi se ne siano dimenticati, perlomeno anche chi ci ascolta da poco non lo sa, io ho perso mia madre per colpa del Covid, quindi non state parlando di una persona non emotivamente interessata a tutto questo. Ecco, se un virus così, non vogliamo definire un super virus? No, ragazzi, possiamo definire un virus tremendamente contagioso e con una capacità di mutare molto veloce, ma basta. Non è un virus che può provocare un genocidio a livello planetario. Però se dicono che sono preoccupati, a me è una cosa che sinceramente mi preoccupa molto, ma molto molto. E mi domando, perché è stato fatto in Ucraina una cosa del genere? Perché è stata fatta direttamente lì in Ucraina e non è stata fatta da qualche altro paese? Ecco, poi però vado a guardare e vedo che nei paesi dell'Alleanza Atlantica, nei paesi della NATO, è vietato finanziare dei laboratori dove si fanno, esercitano questi tipi di esperimenti sulle armi batteriologiche, a questo punto come le vogliamo chiamare? Sui virus, armi batteriologiche, chiamate il nome che volete, dategli il sostantivo che volete, ma alla fine il concetto è quello, sempre di un'arma batteriologica si sta trattando. Ecco, quindi se nella NATO non è possibile, appunto sono andati a farlo dove? In un paese vicino ai russi e soprattutto un paese neutrale, un paese dove al momento c'è una certa, come dire, no? Un certo far west prima della guerra. Questa è una notizia che va letta, va contestualizzata appunto da un certo punto di vista. Poi un'altra cosa che, ascoltando i vari commenti, le varie persone che ci susseguono, giornalisti da una parte, russi che parlano e giornalisti ucraini che parlano dall'altra, insieme anche alle testimonianze, ma soprattutto più che altro i giornalisti, lo ripeto, la cosa più inquietante che emerge è che uno dice una cosa e l'altro non dice l'opposto. Uno dice, esprime un fatto, una cosa, anche vecchia del passato, e l'altro risponde in automatico non è vero. È una stronzata. Questo ci fa capire di come la propaganda da una parte all'altra sia forte. E alle volte è talmente forte che può essere veramente incontrollata e incontrollabile. Perché in effetti, ragazzi, veramente io trovo un certo sgomento quando una persona parla, dice una cosa e l'altro gli risponde no, non è vero. Poi a un certo punto uno di questi giornalisti, nell'altro giorno, io guardo sempre quei programmi su Rete 4, ragazzi, mi metto a letto, alle volte non guardo tanto la televisione, la ascolto, nel dormiveglia mi metto lì e ascolto fino a tardi, forse per questo che negli ultimi giorni sono sfinito, perché chiaramente mi manca alzato fino a mezzanotte e mezza, poi sapete che alle 2:15, 2:30 mi alzo, quindi immaginatevi voi, no? Per questo che sono molto sfinito. Ma lo trovo, oltre che interessante, oltre che importante, poi ecco da preparare la trasmissione per il giorno dopo. Ripeto, a me mi piace cercare di capire perché all'improvviso, effettivamente perché è così, all'improvviso noi siamo stati così ipnotizzati a pensare che era, al di là del Covid, un mondo giusto, che saremmo arrivati a una certa normalità una volta che abbiamo detto, soprattutto cos'era, a dicembre, che la variante Omicron sarebbe stato il nostro vaccino naturale che ci avrebbe fatto ritornare a una certa normalità una volta arrivata l'estate. Poi all'improvviso, boom, veniamo svegliati una mattina, io me lo ricordo sempre, a
addirittura. Stavo parlando con Roby, Roby si stava svegliando, mi manda un messaggio e mi scrive: guarda che ha attaccato la Russia, cosa? Cioè all'improvviso noi siamo stati svegliati così da un attacco della Russia, che te rimani veramente proprio così spiazzato, se vogliamo, no Diego? Ma è possibile? Come mai? Ecco, io non cerco di capire. La cosa diventa difficile se poi uno dice una cosa e l'altro gli risponde sopra dicendo che non è vero. A un certo punto, incalzato dal momento, il giornalista russo tira fuori il telefonino e comincia a guardare sul web e comincia a trovare quelle fonti e quelle cose che lui stava dicendo, e che erano tutte vere. Erano tutte vere a tal punto che la giornalista ucraina è stata veramente messa in difficoltà, perché non sapeva che cosa rispondere in quel caso lì. La cosa però che io trovo schifosa, irritante se vogliamo, no? Ma proprio schifosa, è che nella testa, al di là di tutte le notizie che ci possono essere, è che nella testa dei russi, o perlomeno della maggior parte dei russi, quelle cose giustificano un'aggressione come quella che ha fatto la Russia. Tant'è vero che loro la vendono, ripeto, non solo come una guerra, ma come una missione militare speciale, ma addirittura come una missione di difesa. Una missione di difesa. Questa è la cosa, la cosa inquietante è questa: io ti attacco, però in questo caso dico mi difendo. Cioè, se io attacco a te per primo, sono io a te che ti aggredisco. Tu a me mi puoi aggredire con le parole, mi puoi aggredire con le minacce, mi puoi insultare, ma se io reagisco con la violenza, sono il primo a esercitare violenza su di te, nonostante tutto che siamo sempre stati cresciuti nel pensare che chi picchia per primo picchia due volte, però dal momento in cui tu picchi, tu sei dalla parte del torto, perché hai ceduto, si diceva, no? A un lato primitivo dell'essere umano, che appunto che è quella dell'aggressione fisica, quando logicamente non ce n'è bisogno. Cioè un essere evoluto non usa questi strumenti per cercare di avere ragione sull'altro. Ecco perché si definiscono strumenti primitivi, si cercano altri strumenti, che è quello del dialogo, della comprensione, del capire del perché, del trovare insieme delle soluzioni. Quindi a un certo punto dire che è stato invaso il Donbass, è vero, il governo che è stato messo su da Zelensky è un governo falso, o perlomeno è un governo indirizzato da parte dell'Occidente in modo tale di far capire alla popolazione ucraina che si sentono, che loro li sentono russi, li sentono, cioè gli ucraini li sentono non solo come fratelli, ma li sentono come un unico popolo. Cioè, per la precisione dei russi, loro sentono questo fattore qua: se gli ucraini amano tanto l'Occidente, sono venuti ad andare verso l'Occidente, addirittura facendo appunto un'elezione democratica e portando la democrazia lì, è perché sono stati indottrinati dagli altri, indottrinati dall'Occidente a pensare in questo modo, e per poterlo fare l'operazione iniziale, oltre a quella propagandistica e quant'altro, no, è stata addirittura quella del colpo di Stato. Tant'è vero che loro sono convinti di questo. E dicono che hanno anche le prove, hanno anche dei filmati, hanno anche un sacco di cose. D'altra parte invece la comunità internazionale ha dichiarato che il governo di Zelensky è stato responsabilmente, correttamente eletto. Ora anche qua siamo le due versioni, ma ripeto, quale che sia la verità, non giustifica, niente può giustificare un'invasione aggressiva e vile come quella che hanno fatto i russi. Però chiaramente si va avanti sempre con queste discussioni, con queste minacce, con queste responsabilità che rimbalzano da una parte all'altra, fino a tal punto che negli spettacoli televisivi diventa irritante, diventa sotto un punto di vista, perché da un lato
si cerca di dire trovate un dialogo, trovate una diplomazia, deve fare qualcosa, più o giù, e delle persone che hanno studiato, illuminate, che si trovano lì in televisione addirittura a litigare in un'altra lingua, sono lì pronte a litigare, a scannarsi l'un l'altro. Questo ci fa capire che purtroppo, ahimè, la diplomazia e il dialogo in questa situazione al momento diventa molto, ma molto difficile. Ma molto difficile in questo caso. Ora veniamo alla prossima questione. La prossima questione, ragazzi, diventa cruciale per capire cosa succederà nel futuro. Dunque, ed non è semplice riuscire a capire, cioè, che cosa aspettarsi. Ora, l'Ucraina si aspetta che noi interveniamo, si aspetta che l'Ovest intervenga. E dicono, se non potete intervenire perché magari lo comprendiamo, lo capiamo, perché dopo si crea una guerra mondiale e quant'altro, o direttamente con i militari, allora dovete intervenire dandoci la no-fly zone, che ormai abbiamo capito, abbiamo imparato tutti a capire di che cosa si tratta, e dandoci delle armi più pesanti, delle armi più forti, con le quali ci possiamo difendere. Il problema, ragazzi, è che qualsiasi tipo di altra arma che noi forniremmo, noi occidentali, noi della NATO in questo caso, forniremmo agli ucraini, non sarebbero più armi solo difensive per potersi difendere, ma diventano armi offensive. Il che cambia completamente la percezione di un organo imparziale, perlomeno non tanto, cioè un organo che vuole rimanere in disparte e non prendere forma attiva nel conflitto, ma rimanere in disparte e osservare, pur sempre facendo il tifo, aiutando una delle due parti. Capite quanto è complicato? Ecco, sappiamo benissimo però noi anche un'altra cosa, che se la situazione rimane questa, con noi che forniamo un tipo di armi solo di difesa che non servono a niente, parliamoci chiaro, perché quel tipo di armi è quel tipo di situazione di pericolo che tu crei diciamo al tuo avversario, non ti consente di vincere la guerra, ragazzi. La realtà è questa. Così come stavano facendo gli ucraini, per quanto possa essere eroica, ammirevole e, se vogliamo dire, anche lodevole, non porta niente, porta soltanto che altri morti, altre distruzioni, altre spese anche economiche, porta semplicemente ad avere altri problemi, non ti porta a vincere, non portandoti a vincere non ti porta a niente. Allora la domanda nasce spontanea, cioè la domanda ti dice, allora che senso ha continuare? Ed è quello che, insomma, che io sto dicendo da parecchio tempo, quasi dall'inizio di questo conflitto. La difesa che sta facendo l'Ucraina, ripeto, bella, eroica, ammirevole, da un punto di vista strettamente militare e strettamente pragmatico, non porta a niente. Che cosa porta? Sì, a indebolire l'avversario russo, quindi a indebolirlo. Però serve a poco. Se tu vuoi sperare di vincere una guerra dal punto di vista militare, così non la vinci, prima o poi sei costretto a capitolare, tant'è vero che già nelle grandi città scarseggia il cibo, non arrivano i rifornimenti, manca la roba. Io, se tu, cioè, per poter sconfiggere un aggressore più grosso di te, ti servono delle armi differenti, no? Da un semplice bastone non ci riuscirei mai, se quell'altro invece c'è la pistola in mano. Ho bisogno io di avere quantomeno la stessa arma, per sperare di avere successo. Quindi tutto questo che cosa porterà? Esattamente non si sa. Che cosa porta? Porta niente. La speranza, in poche parole, che noi abbiamo dell'Occidente è che l'Ucraina riesca a resistere, a indebolire talmente tanto la Russia che prima o poi o la Russia prende in detrencia e torna a casa, cosa che non accadrà, perché una volta, con tutto quello che hai combinato, con tutto quello che hai fatto, con tutte le sanzioni che ti hanno dato, non puoi farlo. Oppure che le sanzioni che hanno inflitto facciano talmente tanto male alla Russia, cosa che un po' di dubbi a proposito, possano fare, cioè, talmente danno
che il popolo stesso magari comincia ad avere qualche dubbio e comincia a ribellarsi, soprattutto qualche persona vicina a Putin, perché questa è la guerra di Putin, non è la guerra del popolo, non è la guerra che ha voluto, che hanno voluto i russi, è la guerra di Putin, l'ha voluta lui insieme ai suoi quattro scagnozzi. Non c'è altra cosa, perché lo ripeto, se c'è un problema nel Donbass, nella Crimea, che sono cose vere e che fondamentalmente bisognava porre l'attenzione da lì, e che l'Occidente invece ha dormito su questo, Putin bastava che prendeva i tubi del gas per un paio di giorni e vedi come attirava l'attenzione di tutto il mondo. Oh sì, e diceva: adesso per piacere venite qua, anche Biden, signor Biden, venga qua insieme a me, ci diamo la mano, ci mettiamo seduti in un tavolo lungo 30 metri come vuole lui, come vuole Putin, magari addirittura a Mosca, quando si poteva andare a Mosca e tutto quanto, e parliamo nei quattro occhi. Perché lì c'è un problema che a me non mi piace, perché voglio chiarezza anche su queste basi NATO, eccetera, eccetera, che non invece di aggredire. Lo strumento lui ce l'aveva, non l'ha voluto seguire. Perché? Perché è un passo. Molto semplice. Allora, la speranza è questa. Ma capite che, oltre che essere una speranza abbastanza inverosimile, cioè abbastanza piccola, perché anche qua, ragazzi, anche qua viene fatta tanta ideologia, tanta propaganda, no? Anche da parte nostra occidentale. Perché noi osserviamo che nelle grandi città ci sono molte persone che fanno proteste, che vengono arrestate. Vediamo la giornalista che mette il cartello e che fa una denuncia pubblica. Vediamo il pilota d'aereo che fa un commento sull'aereo per conto proprio. Cioè, noi vediamo che in effetti una certa protesta c'è contro Putin e contro questa guerra. Però, ragazzi, la Russia è grande. Quello che noi vediamo sono un gruppo di minoranze che si collegano su Facebook, che parlano, che poi neanche su Facebook perché Putin ha tolto tutti questi strumenti, che parlano sui gruppi Telegram e quant'altro, riunendosi lì, eccetera, eccetera. Ma sono quelli che vengono nelle grandi città, sono coloro che hanno avuto dei contatti, che hanno avuto il modo di informarsi, che hanno avuto il modo di sapere, di vedere cosa accade. Ma la gente che abita nei piccoli paesini, lo ripeto sempre, nella steppe, all'interno della Siberia, no? In quei grandi territori dove ci sono 200-300 km tra un piccolo paesino e un altro, dove fa fatica ad arrivare anche internet, quelle persone lì, ma che ne sanno? Oltre che penso che siano anche poco interessati, francamente. Ma guarda la televisione di Stato, la quale manipola e cambia tutto, ti cambia costantemente le carte in tavola, dicendo che è tutta roba che creano gli ucraini, e su questo dopo arriveremo, perché ragazzi, la cosa ancora peggio, c'è che io sto cercando di arrivarci piano piano, poi dopo, diciamo, la bomba finale, brutta la parola, diciamo, alla botta finale, che voglio dire. Diciamo bombe, perché basta dire certi termini, perché chiaramente non va bene. Perché poi vedete, io sto anche discutendo negli ultimi giorni con Fabio, no? Perché non fa altro che di lui, chiaramente lavorando all'aeroporto, parla e vede le difficoltà che hanno i russi, no? Nel tornare indietro, nel tornare a casa, nella vita quotidiana, anche perché poi ripeto, è nata anche una certa russofobia. Molta gente li tratta male, i russi stessi, no? Quasi come se fossero loro colpevoli di quello che hanno combinato, di quello che ha combinato il loro presidente, eccetera, eccetera. Ma io dico sempre a Fabio, ho capito, è chiaro che sono incazzati neri, che c'è una certa dissidenza, che c'è una protesta, sì, tutto quello che vuoi è anche giusto, che le sanzioni stiano facendo male, eccetera, eccetera. Ma tieni presente però che si parla di gente che abita qua, che abbia avuto dei contatti di qua, che legge e ascolti i telegiornali nostri. Ma lo ripeto, all'interno di quelle regioni lì, cioè, per farla corta, Putin ha ancora una grande maggioranza, ancora un grande appoggio, perché gli viene raccontata una versione completamente distorta di come stanno le cose. Noi che in questo caso siamo lì, cioè, se il commentatore tedesco della ZDF si trova lì,
e mi fa vedere certe immagini, certe cose, ecco, io lì ci credo alle immagini che vedo, perché lo vedo con gli occhi, ma inoltre ci credo anche che mi vengono date grosso modo due tipi di versioni. Dopo sta a me credere quale delle due versioni sia corretta. Cioè, se la Russia bombarda il teatro perché il suo spionaggio, il suo intelligence gli hanno detto che lì c'è un gruppo di nazisti che tiene in ostaggio le persone all'interno, per questo hanno dovuto bombardare e ammazzare tutti, questa è la versione russa. La versione ucraina ti dice che stanno sparando sui civili e quant'altro. Dopo sta a me vedere a un certo punto da che cosa credere, però mi viene dato due versioni di fatti, cosa che invece lì non viene fatto, no? Viene data una sola versione e basta, la versione con l'altra versione non esiste, non viene neanche preso in considerazione. Ecco perché Putin in Russia ha ancora un larghissimo consenso, è ancora molto forte. Inoltre, ragazzi, è un dittatore che è lì da più di 20 anni, non vi preoccupate, che ha fatto in modo di consolidare il suo potere a tal punto che c'è solo sono lui, ha ucciso i suoi nemici, gli ha tolti di mezzo, no? Si è creata anche una rete di salvagenti, di salvataggio, che, di reti di salvataggio, se vogliamo, che a un certo punto state tranquilli che lui casca e cascherà sempre in piedi. Cioè, anche lo stesso che dicono può essere processato per crimini di guerra e quant'altro, non è così semplice, ragazzi, assolutamente non pensate che sia così facile. Siamo riusciti a dare una sentenza finale a quello che ha fatto Milosevic, per esempio, no? Nell'ex Jugoslavia abbiamo fatto un processo di lungo anni, alla fine è morto prima di avere la sentenza, per cui c'è, cioè, per far capire quanto può essere lunga, oltre per il fatto che va anche beccato, anche preso. E prendere Putin lì in Russia diventa molto ma molto difficile, ragazzi, quindi che cosa voglio dire? In finale voglio semplicemente dire che se la nostra speranzella è quella di che Putin venga spodestato da qualcuno perché le sanzioni fanno male, che le sanzioni fanno male alla Russia a tal punto che Putin non ha nessun'altra strada che non quella di fare basta, addirittura di uscire di scena, o ci immaginiamo che la resistenza ucraina possa diventare talmente eroica, talmente ammirevole da poter vincere, sinceramente, ragazzi, io credo che noi siamo completamente fuori strada. La realtà dei fatti ci dice che è un'altra cosa, che lentamente la Russia sta accerchiando a tenaglia l'Ucraina, la sta adesso prendendo, le grandi città le sta prendendo per fame, per sete, per risorse, per isolamento, prima o poi uno crolla così. In passato, ragazzi, questa è quella la tecnica, in gran lungo la tattica più usata nelle guerre del passato, no? Quando non riuscivi a prendere una città perché magari i muri erano troppo alti, l'esercito era troppo forte, ok, si metteva tutto intorno, nessuno entrava, nessuno usciva e si aspettava. Prima o poi la gente cominciava a morire di fame, morire di sete, le provviste finivano, le malattie c'erano. Prima o poi ci doveva rendere per forza. Era soltanto una questione di tempo, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, ma poi accadeva sempre. Ogni città è caduta con questo sistema. La Russia sta usando un sistema vecchio di migliaia di anni, che però gioco forza a lungo termine è chiaramente efficace, dicono nel frattempo ha un sacco di perdite e quant'altro. Non penso che a Putin interessi tanto. Voglio dire, quindi alla fine dei conti, cosa succederà? Cosa può accadere, ragazzi? Che prima o poi o si sedono ben bene a tavolino e parlano ben bene, si trova una trattativa con un intermediario importante, perché stavo leggendo l'altro giorno che Biden sta pensando di venire in Europa. Ah, ci stai pensando? Cos'altro vuoi aspettare? Cioè, razza di idiota che non sei altro, cos'altro vuoi aspettare? Avresti già dovuto essere qui dal primo giorno che è scoppiata la guerra, avresti dovuto già essere qua. Che stai a fartene lì? Lui e Xi Jinping dall'altra parte, che sono le altre due nazioni più potenti al mondo, si devono mettere a tavolino e devono risolvere questa storia. E quando chiaramente si fa una trattativa, si deve essere pronti anche a pensare che ci si rimette, entrambi ci devono rimettere, però almeno così si salvano le vite, si salvano le si salva la vita delle persone,
Perché poi da tutto questo uno si dimentica sempre anche di un fattore, che non è che stanno morendo soltanto gli ucraini, i civili e i bambini ucraini, ma stanno morendo anche un sacco di soldati russi. E direte, ma chi se ne frega dei russi? No, la vita è uguale per tutti, la vita è la stessa per tutti. Quanti di questi ragazzi, 18, 19 anni, che nemmeno sapevano di trovarsi lì, stanno morendo un sacco di persone, basta con questa storia, deve finire. L'unico modo per farla finire è questa, altrimenti ragazzi c'è un altro modo, che è quello che noi interveniamo, la NATO interviene militarmente, interviene in un modo concreto. Si va sul campo e si fa la guerra contro i russi al fine di cacciare via dall'Ucraina, di liberare l'Ucraina. Significa terza guerra mondiale. Siamo pronti? No. No, perché? L'Occidente l'ha esplicitamente detto e confermato diverse volte. Non vogliamo fare una terza guerra mondiale, anche perché trascini dietro di te non soltanto la Russia, tu fai la guerra contro la Russia, no. Tu ti trascini dietro di te anche delle nazioni che non sappiamo benissimo da che altra parte stanno. E il rischio è grosso, soprattutto di andare a fare la guerra contro chi ha le armi nucleari. Armi nucleari che hai anche tu, il che vorrebbe dire la fine dell'essere umano. Quindi, che gli ucraini, cioè, è brutto da dire ragazzi, ma non c'è altra strada. Non c'è altra strada che non quella di mettersi a tavolino e trovare delle conclusioni. Cosa che l'altro giorno Zelensky ha già cominciato a dire, dicendo che okay, non entreremo mai a far parte della NATO. Questo è già un obiettivo. Le due province che chiedeva l'indipendenza, l'autonomia del Donbass, eccetera, sicuramente l'avrà già ottenuto Putin. Allora, in un certo senso, è riuscito a ottenere quello che voleva lui fin dall'inizio. Rimangono solo due cose, rimane. La neutralità dell'Ucraina rimane, perché chiaramente Zelensky si è detto disposto a sto punto, se non può stare nella NATO è chiaro che rimane neutrale. È chiaro, no? Che rimane neutrale. Però c'è un altro punto che diventa anche inaccettabile in questo caso. Il fatto di poter stare quel tipo di governo e metterci un governo che dice lui, cioè fare diventare l'Ucraina quello che è la Bielorussia. E io dico, allora qui ti viene la domanda, perché? Per quale ragione pretendi una cosa del genere? Hai ottenuto quello che volevi in partenza. Tu sai benissimo che non ti attaccherà mai l'Ucraina a te. Quindi perché insistere? Cos'altro vuoi di più? Cosa c'è di altro che non ti sta bene, che pretendi ancora e continui ancora ad andare avanti e ammazzare gente, civili, inutilmente, e a fare in modo che il tuo popolo soffra e che i tuoi giovani soldati muoiano? Perché? E qua purtroppo ieri sera, motivo per il quale sono dovuto rimanere sveglio quando ho sentito chi stava intervenendo in televisione su Rete4, sono andato a lavarmi la faccia, mi sono fatto un caffè e ho detto devo stare sveglio perché è troppo interessante da ascoltare e lo voglio assolutamente, ecco, dire domani in radio quello che succederà. Ho avuto una risposta, e la risposta ragazzi è a dir poco allucinante. Però adesso ho bisogno di prendere fiato, bisogno di mangiare un bel poke coffee, di bere un bel bicchiere d'acqua e ci sentiamo dopo. Dai, fatemi prendere un attimo fiato perché tra un po' mi brucia la gola. Quindi mi raccomando, rimanete lì, non andate via, ci ascoltiamo una bella canzone insieme e al rientro siamo qua. Radio Carro, la radio che spacca! Story.
Mr. Wonder on piano. Stevie Wonder, all right! Stevie! Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento! Eccovi qua, rientriamo. Intanto voglio dire una cosa. Mi trovo nella cittadina più grande dove faccio il mio giro, no? Ed devo dire che veramente le situazioni delle strade qua in questa cittadina sono un disastro. Ma un disastro sono. Ci sono delle buche enormi, tombini enormi, sparsi dappertutto. C'è anche se vai piano, dice vabbè vai piano. Certo che vai piano, ma lo stesso, danneggi la macchina. Sospensioni, ammortizzatori, i giunti, le cuffie, cuscinetti, cioè, i braccetti, cioè, se io sono sempre dietro a fare la manutenzione, le riparazioni della macchina è per colpa di queste maledette buche di sta città. Ma le gomme. Ma è possibile che non si cambia? È possibile che non si può mettere a posto? Non si può mettere un po', coprire un po' di buche, un po' di cose? Non lo so, ne parlavo con Robby privatamente, dico l'altro giorno l'ha messo un cartello, l'ho messo un triangolo per terra, attenzione c'è una buca, mica la chiudo, no, ci ho messo un cartello, a posto così. Non lo so, cammino, bubum, 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 cos'è? Un mese fa ho dovuto addirittura sostituire le testine dello sterzo. E ho dovuto sostituire due molle della Peugeot, gli ammortizzatori della Peugeot che si erano rotti, anche spesso sono venuto qua con la Peugeot negli anni passati, qua la piccola Ramo Mobile ancora no, e ho dovuto sostituire addirittura i braccetti perché avevano gioco, avevano movimento, e te lo credo io, se vieni tutte le sere con queste carte di buche qua a sbatterti su e giù, io non lo so, boh, vabbè dai, piccola parentesi. Uno dice ti lamenti sempre, non è che ti lamenti, ma dai, insomma, vai nel paesino di fianco, le strade sono un tappeto belle, lisce, senza problemi, è il paese di fianco. È possibile che sta cittadina non si riesca a fare un po' di manutenzione sulle strade? Boh, non lo so io. Allora, torniamo a montare il discorso. Allora, vi stavo dicendo che è stata intervistata una persona molto molto importante. Io tra l'altro, innanzitutto sono scioccato dal fatto che parlava italiano, anche in buon italiano devo dire, capiva tutto e tutto quanto, quindi questo mi ha sorpreso molto, moltissimo mi ha sorpreso. Inoltre il colpo che ha fatto Rete4 a riuscire ad avere in collegamento a questa persona è un gran colpo, ragazzi, è veramente un gran colpo, perché non si ha l'opportunità, e infatti l'hanno tenuto in studio e devo dire che l'hanno bombardato di domande anche molto scomode, e lui, sto parlando di Gooding, ragazzi, lui è riuscito ha risposto sempre in maniera educata, netta e soprattutto molto chiara, dicendo sia le sue opinioni ma facendoci capire che siccome è molto vicino a Putin, anche il pensiero originale di Putin e il pensiero originale, cioè della maggior parte delle persone lì a Mosca che prendono certe decisioni, e che ragazzi è veramente inquietante, è talmente inquietante che purtroppo quello che ho capito, quello che ha detto Gooding, allora chi è Gooding innanzitutto? Gooding innanzitutto è un ideologo, è un filosofo, ok, un politologo filosofo. Ed è figlio di un agente del KGB, ai tempi dell'Unione Sovietica era dissidente contro l'Unione Sovietica, poi però una volta che l'Unione Sovietica è caduta è diventato un nostalgico, ha cominciato a fare qualche comizio, ha scritto la bellezza di due libri, uno di quali è in vendita addirittura anche da noi in Italia, anche qua in Germania, ieri sono andato a fare una verifica, c'è anche qua. Tra l'altro poi mia moglie lo conosce pure, insomma è una persona con non solo di tutto rispetto, perché chiaramente è una persona intelligente, di tanta cultura eccetera, ma che ha delle idee che sono incredibili. Allora, secondo lui, dice, dove vuole arrivare Putin? Perché, come ha detto poc'anzi,
non si ferma, sta lì, perché lui non vuole soltanto prendersi l'Ucraina. In questo caso gli ucraini, quello che ti stanno dicendo in questi giorni, hanno ragione quando dicono questo, che non si fermerà solo lì. Cosa vuole Putin? Vuole prendersi tutti i paesi intorno, ma non è che li vuole prendersi i paesi intorno perché vuole ripristinare l'Unione Sovietica di prima o quant'altro, perché poi l'Unione Sovietica no, quello che lui vuole è avere dei paesi sotto di sé che fanno riferimento a Mosca. Il problema è che lui parla, almeno questo Putin parlava ieri così, ma ripeto, lui ha detto qui in un certo senso, questa è la mia opinione, io parlo per me stesso, poi non so se Putin la pensa come me o no, però se tu sei quella che amicia con lui e parli con lui continuamente, a me mi sembra abbastanza chiaro, no? Come dico sempre, a casa mia uno più uno fa due, fa tre, quindi se il tuo pensiero è questo, quello di Putin non può essere tanto differente. Bene, il pensiero praticamente di Putin è che ce l'ha con l'Occidente deve capire che certe cose sono finite, il tempo è finito, è ora di fare un nuovo, ripristinare un nuovo ordine mondiale fatto sull'ideologia, sull'imperialismo, sulla repressione, eccetera, eccetera. Ora, noi sappiamo una cosa, ragazzi, che il nostro sistema occidentale, il mondo libero come viene definito, non è perfetto, anzi, abbiamo veramente un sacco di casini, un sacco di problemi, corruzione, mafia, la giustizia, noi sappiamo che il nostro sistema non è perfetto, però il nostro sistema c'è una cosa, ragazzi, che è un sistema libero, tant'è vero che quando Putin parlava in un certo modo, ogni tanto qualcuno gli faceva notare, lei sta parlando su una televisione nazionale italiana, ripeto, parlava italiano, sono scioccato per come parlava italiano, sinceramente non me l'aspettavo. Molto spesso si sente quanta gente parla italiano. L'italiano è una lingua, al contrario di quello che si pensa, è una lingua diffusa, è indubbiamente una lingua diffusa, anche perché se poi uno impara il latino non è che si discosta tanto dall'italiano. Comunque, tornando a noi, lui diceva, Gile sta parlando su una televisione appunto italiana, di un canale nazionale italiano, liberamente, dice, questo in Russia non lo potrebbe fare. E lui dice, rispondeva, non è vero, perché in questi 8 anni sono intervenuti un sacco di gente ucraina nelle nostre televisioni, ma adesso no, addirittura da 15 anni di carcere. Sì, perché adesso in un momento di crisi come questo è giusto che tu blocchi le informazioni e tutto quanto. Allora uno gli ha detto, dice, ma porca miseria, ma il popolo quindi non ha diritto di parlare, il diritto di parola, dice, lui ha detto, dice, il popolo è una costola, è il braccio, per così dire, è il braccio, diciamo, del governo centrale, c'è un governo centrale che pensa per tutti, il popolo deve soltanto fare quello che dice il governo centrale, perché è quello che fa, c'è gente che c'è più illuminata per poter fare certe scelte e quant'altro. Quindi io torno a dire, il nostro sistema può essere anche non perfetto, ma un sistema libero, puoi dire quello che vuoi, puoi scrivere più o meno quello che vuoi, più o meno, perché poi tante denunce che abbiamo fatto noi qua di Radio Caro negli ultimi anni, no? Sono andate un po' in controtendenza, quando abbiamo parlato, ho parlato spesso che se tu dici certe cose vieni bloccato sui canali social, anche io ho avuto paura in questi 2 anni a dire certe cose sulla storia dei vaccini, no? Eccetera, eccetera. Quindi non è che ci sia tutta quella libertà che noi possiamo immaginarci. Però ragazzi, se io adesso prendo il telefono e mi metto a parlare con Roby, posso dire quello che voglio. Se vado al bar posso dire quello che voglio. Cioè non è che è come là, ai tempi dell'Unione Sovietica, quando addirittura non potevi parlare altre lingue, dovevi parlare per forza russo e soltanto che russo. E come sappiamo, nell'Ucraina e il russo c'è un'enorme differenza. Vedo parlare una lingua che non è la mia, perché? Cioè la repressione è pesante. Insomma, l'idea di questo Putin è questa qua, ragazzi. Di preparare il mondo.
mondo a un nuovo ordine mondiale che deve essere di nuovo quello che c'era, in realtà quello che c'era prima. Tant'è vero che i dissidenti vengono presi, vengono fatti portare via, non si sa dove finiscono. C'è una città di cui io ne ho parlato, la città di Yakutsk, al centro della Siberia, che sarebbe la città più fredda del mondo. È una città nata per contro i dissidenti politici. Li mettevano lì praticamente, su questa città, completamente isolati da tutto, al freddo, a meno 40 gradi. Pensate che a primavera, quando fa caldo, fa meno 25, immaginatevi voi, venivano messi lì praticamente i dissidenti politici, venivano messi in esilio per far la torta. Chi non la pensava, chi non era d'accordo col governo centrale, finiva lì. Cioè, col tempo è nata una città, oggi è nata una città libera, che sta lì, non ci mancherebbe altro. Però capite cosa significa una cosa del genere. Cioè, questi qua fanno la stessa cosa, cioè stanno facendo le stesse cose di prima. Cioè, quando uno pensa a una Russia che è diventata più occidentale, che è un po' più libera, eccetera, eccetera, non è vero. Questi qui non li vogliono, vogliono ritornare, vogliono ripristinare un nuovo ordine mondiale, non vogliono che ci sia quel lato della libertà. Tant'è vero che poi a un certo punto uno gli ha domandato, dice, ma Putin è anche contro i gay, è giusto? E dice, questo non lo so, è la sua opinione. Però una città, una società a modello non può avere certe cose, non può avere certe cose. Uno gli ha risposto, strano, perché in Russia ci sono un sacco di gay. Cioè, capite a che livelli siamo? Siamo a sti livelli, e questi qui, con l'aiuto della Cina, perché quello che ha detto l'ha fatto intuire anche da sotto, con l'aiuto della Cina vogliono portare un nuovo ordine mondiale. Questi qua si stanno mettendo in testa non di prendersi la Polonia e poi di attaccare qua, no, si stanno mettendo in testa di prendersi il mondo, e sono disposti a tutto per farlo. Quando poi il conduttore gli ha detto, dice, ma cosa ne pensa delle armi nucleari? Pensa che ci siano veramente l'escalation delle armi nucleari? Dice, no, le armi nucleari si le vorranno sparare e sparerà soltanto Washington. Noi non ci troviamo nulla, non abbiamo nessuna intenzione di usare le armi nucleari. Certo è che se loro le usano contro di noi, non le useremo contro di loro. Bene, in poche parole, ha fatto capire che cosa, che se c'è un'escalation troppo spinta, troppo esagerata, qua si arriverebbe, sarebbero addirittura disposti ad arrivare a una guerra termonucleare. Ora, a questo punto, la domanda che ho fatto prima, del dire, della trattativa, del dover parlare, del dover cercare di trovare un punto di incontro, no? Sembra quasi che non abbia senso. Cioè, quello che mi ha fatto capire ieri, che sono rimasto scioccato e non ho chiuso occhio, è che questi qua vogliono la guerra. Questi qui vogliono la guerra, vogliono fare la terza guerra mondiale, a tutti i costi la vogliono, non gliene frega un cazzo, non gliene frega. E se il popolo soffre, il popolo sta male, il popolo è senza soldi, non importa, perché il popolo deve essere il braccio del governo. Siamo a sti livelli. Io torno a dire, il nostro sistema occidentale non è perfetto, anzi, c'è molte lacune, c'è molti problemi e tutto il resto. Ma la libertà è bella. Non possiamo non pensare che un tipo, un modello russo-cinese possa essere affidabile. Allora, a questo punto, quelle domande inquietanti da complottisti, da catastrofisti, che ogni tanto, la notte prima di dormire, mi pongo, cominciano a trovare una risposta. E a volte la risposta purtroppo è ancora più tragica di quello che uno pensa. Il virus, lo ritengo a ripetere un'altra volta, il virus ha dimostrato che in momenti di emergenza serve uno Stato autoritario, forte, e che sia in grado di prendere le decisioni difficili, ma soprattutto le decisioni immediate. Le nostre democrazie si sono dimostrate poco adatte a questo. Pensiamo all'applicazione Immuni, che praticamente da noi è stato un flop assoluto. Negli altri paesi, come la Cina, non è stato un flop, anzi è servita tanto a tracciare i contagi e a sapere in tempo reale
dall'Organizzazione della Sanità sapere subito appunto i spostamenti, il contagio delle persone. Da noi per leggi di privacy non ha avuto successo. Cioè, il virus ha dimostrato che in caso di emergenza serve uno stato del genere. Tant'è vero che l'abbiamo visto su di noi, no? Sulla nostra pelle, i DPCM, prima di Conte e poi di Draghi, no? E quant'altro. E che non si è, se non si è tutto voluto? Prima comincia la Cina, no? Allora, Cina e Russia sono bene o male alleati. Quindi, prima faccio uscire il virus e tengo il mondo sotto scacco 2 anni e faccio piano piano capire alle persone che il nuovo ordine mondiale sta venendo fuori. Perché? Perché abbiamo un mondo difficile, un mondo dove l'emergenza diventa una nuova normalità. E quindi serve uno Stato forte, autoritario, che, ripeto, che prende le decisioni per tutti. E soprattutto le prende in tempi rapidissimi. Poi esce, poi a quel punto lì, una volta indebolita tutto l'Occidente, una volta resi l'Occidente anche dipendente dal punto di vista energetico, eccetera, eccetera, boom, faccio la botta finale e li aggredisco e li attacco. Mamma mia, ragazzi, che realtà inquietante! Attenzione, io sto dicendo il pensiero di una sorta di vecchio fanatico politologo, filosofo, quindi non è il pensiero della gente russa, non è il pensiero dei russi, non è sicuramente anche, non so fino a che punto è lo stesso pensiero di Putin, ragazzi. Però torno a dire, ormai per quanto riguarda la questione ucraina ha ottenuto quello che voleva in partenza, perché Zelensky ha detto che si dimostra consapevole che vuole essere neutrale, non può entrare a far parte della NATO, non lo so se entrerà a far parte della comunità europea, questo si vedrà. Ha detto che quelle due province, Donbass, Crimea e quant'altro, e l'altra luce, possono diventare autonome, per cui ha ottenuto quello che voleva in partenza. Perché deve insistere? Cosa vuole? La neutralizzazione totale del paese? Ecco, te la lì. La domanda è, ragazzi, se ciò fosse, prepariamoci al peggio, ma non al peggio del peggio. Tant'è vero che lì c'era un parlamentare europeo che, prendendolo in giro, addirittura anche sull'accento, gli rispondeva: non vi azzardate a fare una cosa del genere, non ci attaccate perché noi siamo più forti di voi, noi vi abbiamo già battuto una volta, noi vi faremo un culo così, gli ha detto. E l'altro rispondeva: questo è da vedere, perché il nuovo senso mondiale è molto, il nostro sistema politico è molto migliore, molto più efficiente del vostro. Cioè, sembrava veramente di essere a un comizio di guerra. A un certo punto gli armi si sono talmente alzati che sembrava di essere un comizio di guerra. Per fortuna dopo è intervenuto il conduttore, che ha detto immediatamente: fermi, buoni così, basta così, perché qua non stiamo su un ring. Ha detto: non siamo su un ring. Quindi lui sta esprimendo le sue opinioni, lei esprime le sue senza offendere e quant'altro. Ma ragazzi, ma è inquietante quello che ho sentito ieri sera, è inquietante a dir poco. Mamma mia, ragazzi, prepariamoci a qualcosa veramente di brutto. Poi un'ultima cosa, però alla fine voglio concludere la settimana, la trasmissione, con una bellissima notizia, perché ieri è arrivato il mio figlio tutto contento, soddisfatto, e ha detto: papà, arriveranno a scuola da noi tanti bambini ucraini, dovremo aiutarli con la lingua, ci hanno già imparato 2 o 3 parole da dire, che classiche parole, benvenuti, cose del genere, in ucraino. Qualcuno starà direttamente a scuola, perché c'è un piano della scuola, una soffitta della scuola dove possono ospitare parecchie persone, e questi bambini continueranno a fare scuola con voi, staranno in classe con noi e faranno scuola con noi. Io, mio figlio era felicissimo, dico la verità, era molto molto contento, era contento perché dice: così avrà un po' di amichetti nuovi. Ecco, pensate per l'ingenuità e l'innocenza dei bambini. Così avrò un po' di amici nuovi. Pensate all'innocenza dei bambini. Poi lasciamo stare le questioni che fino ad oggi, mascherina, scuola, tutte cose che sono cadute, lasciamo stare i concetti. Però, vedete, questo dimostra sempre la solita concetto, ragazzi, che chi fa le guerre
non sono la gente, non è il popolo che fa le guerre, sono questi qui, questi oligarchi ricchi, sfondati, che poi bramano il potere, ne vogliono avere sempre di più e rompono sempre i coglioni. Perché la cosa brutta, la cosa veramente veramente inquietante, cioè la cosa che non ha senso, è che in Russia si dice che tanto avremmo attaccato, noi della NATO avremmo attaccato loro. Li avremmo, in ogni caso li avremmo attaccati, che gli Stati Uniti li avrebbero attaccato. Ma io non lo so, magari troviamo altri sistemi. Sappiamo i sistemi subdoli, se vogliamo, no? Che usano gli Stati Uniti, mettendo design, eccetera, eccetera. Ma non che saremmo, noi avremmo attaccato la Russia, ma io dove siamo dipendenti dal punto di vista energetico, dove fino a 2 giorni fa stavamo culo a camicia con Putin, abbiamo stretto contratti su contratti. Io non lo so, ragazzi, purtroppo. Torno a dire che non lo so, veramente. Quello che ho sentito ieri è di una tale assurdità che io spero e mi auguro che sia solo l'opinione di un vecchio fanatico, come ce ne sono tanti vecchi fanatici che hanno certe idee veramente antiquate. Ci devo pensare quanti ce ne sono qua in Germania. A proposito, lo dico soltanto così en passant, poi ne parleremo magari nei prossimi giorni, in settimana prossima. La Germania sta per finanziare 300 miliardi di euro in armamenti, 300 miliardi di euro in armamenti immediati. Noi stiamo facendo in modo di lasciare campo libero alla Germania. Io abito qua in Germania, parlo per cognizione di causa, diamo l'opportunità alla Germania di potersi armare. Ma ci rendiamo conto di questo? Soltanto che uno se ne rende conto. Sì, ma la Germania è cambiata. Ma la Germania si trova all'interno della NATO, all'interno della comunità europea. È essenziale che la Germania dia un esercito forte qua di là. Le motivazioni le dirò la settimana prossima. Io vi dico soltanto, fa che tu sava, come si dice, no? Noi stiamo dando l'opportunità, dopo 80 anni, alla Germania di potersi liberamente armare. Un paese che ha il prodotto interno lordo il più alto d'Europa, il doppio della Russia, e che sta per finanziare 300 miliardi di euro in armamenti. Ho detto tutto, con questo concludiamo qui, ragazzi. Io vi auguro un buon fine settimana, in ogni caso, questo fine settimana c'è la Formula 1, spero che di tornare a parlare un po' di sport, e poi col calcio, quello che è successo con la Juve, ieri la Roma, l'Atalanta, mamma mia quanto ci sarebbe da dire. Certo che se succedono queste cose qua è fatica, trasmissione, anzi, ho preso pure troppi minuti oggi. Quindi speriamo di tornare a parlare un po' di cose un pochino più leggere, dai. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, rilassatevi, passate un bel fine settimana, mi raccomando, con i vostri cari, e alle 4 del pomeriggio, domani le qualifiche e domenica il Gran Premio, guardiamolo, sicuramente Over si farà una di quelle analisi straordinarie, su questa primo Gran Premio di Formula 1, che a me, sinceramente, mi mette tanta curiosità. Ciao a tutti, buon fine settimana! Tiny dust to go and we'll dream.